Grazie a Daris per la relazione. Provo a focalizzare alcuni punti che potrebbero essere utili, diciamo, per il dibattito. Abbiamo detto 75.000 pareri, la parte riguarda funzioni tipicamente autorizzative, su 30 procedure circa. Il sistema esprime pareri autorevoli, diciamo, con solidità tecnico-scientifica. Peraltro, come abbiamo visto, sono anche figli questi pareri non di un singolo persona, ma qualche volta con il contributo di più professionalità che sono in questi anni emerse nel corso, che sono state, insomma, che sono dentro le agenzie, per cui molta professionalità. Gli atti conseguenti della pubblica amministrazione si basano soprattutto sulle posizioni espresse dagli organi tecnici, prevalentemente da quello di ARPA, questo sia in conferenza dei servizi, sia invece a supporto delle singole amministrazioni. I nostri pareri sono rispettosi della normativa, equilibrati, anche nel considerare il contesto ambientale e anche la coerenza però con l'attività di programmazione, con l'attività, diciamo, a scala regionale e subregionale, per cui forse vanno oltre gli aspetti ambientali. E poi, oltre ai pareri, ci sono le istruttorie che ovviamente, essendo istruttorie, riguardano più fattori e si entra anche nel merito delle progettualità e delle tecnologie impiantistiche, per cui in qualche modo si apre anche un confronto, una contrattazione tra virgolette con le ditte in modo tale per poter migliorare eventualmente le prestazioni ambientali. Poi c'è il tema della semplificazione, il tema della legge lombarda, che oserei chiamarla come marketing territoriale, dove in qualche modo in maniera preventiva una ditta viene e chiede quali sono le problematiche ambientali che possono emergere, che ci possono essere in una determinata zona, e dove ARPA è chiamata, secondo la mia interpretazione, a dire: vabbè, insomma, in quell'area magari c'è un problema sulle bonifiche, un problema sulla qualità dell'aria, devi presentare documentazione idonea che tenga magari particolarmente in considerazione questi aspetti, in modo tale che chi poi valuta anche, come dire, con maniera più adeguata e semplifica i tempi, diciamo, che ci possono essere. Ecco, queste sono le principali, diciamo, ho cercato di riassumere, di provocare un po' il dibattito su questi temi. Ci sono domande dalla sala? Sì, dirò con ARPA Lombardia, portare un contributo di ampliamento sul discorso legge regionale 11 ed esplicitazione. La legge, l'articolo 3,4, come già stato detto dal relatore, recita: per agevolare l'insediamento di nuovi insediamenti produttivi o l'ampliamento può avvalersi la giunta regionale di ARPA in una sede di prevalutazione dei relativi progetti di insediamento e assicura la separazione di questa attività con quelle di controllo. Qual è il ragionamento essenziale che è stato fatto? Il ragionamento è partito da alcuni casus belli, cioè ci sono imprese che hanno provato a insediarsi prima in un territorio comunale. Hanno cominciato l'iter amministrativo, è durato magari 7-8 mesi per poi ritrovarsi in un vicolo cieco per motivi o di loro carenze di preesame oppure per motivi territoriali. Per esempio, se una ditta ha fra i suoi effluenti degli scarichi che sono in quantità elevata, sia per quantità che per qualità, per carico organico, e pensa di insediarsi in un'area dove il depuratore poi non ha una capacità residua sufficiente, è chiaro che questo, se lo scopre dopo 6-7 mesi, viene bloccato nel suo iter, magari in fase di valutazione di impatto ambientale o quant'altro. Quindi questo si traduce in
una oggettiva perdita di risorse in termini di tempo e in termini economici, perché poi gli studi professionali si fanno pagare giustamente in maniera molto salata per fare tutta la gamma delle valutazioni, no? Aria, acqua, suolo, eccetera, eccetera, per poi magari ritrovarsi su un punto inchiodati. E quindi si vuole evitare questo con questa prevalutazione. La cosa, quindi è chiaro che queste prevalutazioni vanno effettuate da un gruppo, non possono essere effettuate da una persona, vanno effettuate da un gruppo interdisciplinare che sia in grado di fare valutazioni in tempi molto rapidi, perché altrimenti raddoppiamo i tempi del procedimento, non gli facciamo due volte la via, no? Non avrebbe senso. Ma al di là di questo occorre anche, ovviamente occorre la conoscenza delle norme, questo è scontato, ma occorre la conoscenza dei dati territoriali, e qui diventa c'è un discorso interessante da fare. Se si prova a entrare sui portali della regione per vedere di estrarre dei dati, questi portali non sono in generale costruiti con l'occhio, con l'attenzione al cliente. Una ditta che abbia bisogno di 10.000 metri quadrati oppure di 100.000 metri quadrati non può inserire in un motore di ricerca: tirami fuori le aree che in regione Lombardia hanno questa superficie che sono disponibili. Attualmente non c'è questa cosa ed è un limite. Se invece una ditta vuole entrare in un determinato comune, perché magari ha preso qualche contatto preliminare, può trovare i piani regolatori, eccetera. A volte capita addirittura però che questi piani regolatori non siano caricati sul portale della regione, e più banalmente, se uno va in Google, invece ritrova il piano regolatore con i vari aggiornamenti. Queste sono delle quindi un possibile ulteriore sviluppo è anche quello degli open data, in questo senso, perché è abbastanza buffo che se ci siano disponibili gli open data sugli agriturismi e non ci siano disponibili gli open data sulle aree dismesse o sulle aree inquinate, perché poi chiunque può costruirsi un'app sugli agriturismi e dire, quindi, se io voglio andare in provincia di Verona, dove trovo un agriturismo che mi faccia la cucina per i celiaci, e invece una ditta che voglia avere a disposizione 100.000 metri quadri deve andare per conoscenze, va bene, però dopo in quel momento magari si indirizza verso un comune, ma non sa che potrebbe indirizzarsi verso 10 o 20 comuni, e quindi con una possibilità di scelta molto diversa. Quindi questi sono aspetti veramente importanti. Questo è è lo scopo con il quale è nata questa previsione di legge, e quindi la struttura che ARPA Lombardia si è data. Grazie. C'è il direttore generale di ARPA Emilia e poi Blonda di ARPA Puglia. Io volevo solo fare un'osservazione rispetto a questa questione della consulenza, che potrebbe benissimo avere, come dire, una buona base per essere condivisibile, però io trovo che alla fine uno non va a lezioni private dal professore con il quale dà l'esame. Intanto, adesso esagero, però cerchiamo di capirci, supponiamo che il pezzo di ARPA che dà la consulenza sia anche diverso dal pezzo di ARPA che dopo farà la valutazione. Il pezzo di ARPA che fa la valutazione sarà completamente, come dire, scevro da preconcetti nel momento in cui sa di fare una valutazione su una pratica che è stata vista prima dal collega che sta dall'altra parte? Per me questo... Io capisco tutte le problematiche che vengono tirate in ballo, perché non funziona il portale, non c'è quell'informazione, eccetera. Fate funzionare i portali, date le informazioni, fate funzionare le altre cose. Non si può andare a intaccare la terzietà del giudizio di ARPA per rimediare altri n problemi, tutti giustissimi e tutti meritori di essere risolti. Risolviamo quegli altri problemi, ma risolvere dei problemi creandone un altro, che è dopo molto più difficile da risolvere, perché nel momento in cui sei andato a inficiare la terzietà di ARPA, dopo rimetterla a posto è molto più difficile che fare un portale, tanto per capirsi. Quindi io non sono d'accordo.
Massimo Blonda, Arpa Puglia. Sì, io più che altro volevo trasmettervi qualche riflessione o suggestione, meglio definita, che abbiamo riscontrato nella stesura di questo, di questa relazione di Fulvio. Avete notato tutti che è una relazione prevalentemente qualitativa. È stato difficilissimo classificare le tipologie di pareri e definirne delle quantità in maniera tale da avere uno di quei quadri così bellissimi della situazione che sono stati rappresentati nelle altre. Questo perché? Perché quello dei pareri è uno dei campi del sistema agenziale che presenta le più elevate difformità da una regione all'altra, da un'agenzia all'altra. Il primo elemento alla base delle difformità che abbiamo riscontrato è la differenza enorme che c'è a livello regionale dei livelli di programmazione e di pianificazione. Mi spiego, laddove le programmazioni e le pianificazioni sono più dettagliate, sono già fondate su elementi ambientali e su valutazioni ambientali costituenti, gli elementi di discrezionalità di un parere, e per parere noi qui stiamo parlando di non dei report post ispezione o post attività di controllo, stiamo parlando dei veri e propri pareri, cioè di quelli che la gente si aspetta, compresa l'autorità competente, per poter decidere che fare. Bene, laddove la programmazione è scarsa, la discrezionalità o la rilevanza del parere dell'agenzia è molto maggiore, ma sono anche moltissimi in più gli elementi che l'agenzia deve mettere in campo per esprimere lo stesso parere. Secondo, la enorme difformità dell'accessibilità a sistemi informativi ambientali già strutturati con una base di dati di conoscenza che i sindaci, le province, le regioni o anche i cittadini possano già utilizzare per una preimpostazione. Non mi serve che tu mi faccia da zero la valutazione dello stato ambientale del mio comprensorio, ce l'ho già, quindi a te agenzia chiedo qualcosa di maggiormente specialistico, chiedo la VIAS, chiedo qualche altro elemento di questo genere. Bene, queste base dati, già lo si diceva, disponibili e fruibili, che diano già i livelli di qualità ambientale, siano aggiornati, sono, laddove esistono sono comunque incompleti, ma sarebbero sicuramente un fattore che renderebbe più omogeneo e più facile anche il nostro lavoro. La trasparenza dei criteri. Si è parlato di linee guida nazionali per illustrare, quindi rendere accessibile al pubblico, quindi ai proponenti e soprattutto ai proponenti rispetto alla pubblica amministrazione, i criteri che l'agenzia utilizza o utilizzerà per esprimere il proprio parere. Se i criteri sono chiari e il peso degli indicatori è chiaramente indicato, il proponente non ha bisogno di chiedere la consulenza all'agenzia, mi posso insediare lì o là, fa una specie di checklist, la completa relativamente a quello che è scritto essere il criterio dell'agenzia, sa già se il parere dell'agenzia sarà positivo o negativo o in quali termini può adeguarsi in maniera che sia più favorevole. E qui voglio introdurre un'altra cosa, dovrebbe essere invertita la polarità del peso decisionale, è assurdo che esista una parte della norma che imponga a chi esprime un parere ambientale di indicare quali sono gli elementi per cui il parere, ove negativo, debba diventare favorevole. Questo debba diventare favorevole mi inquieta, perché ci sono situazioni in cui tu puoi fare quello che vuoi, ma non sarai mai sostenibile. Allora perché io devo essere costretto a dirti che cosa devi fare? L'assurdo, e metto il caso Tarantino, abbiamo dovuto dire che per non incidere ulteriormente sulle emissioni di diossine, anche di un picogrammo in quell'area, devi fare qualcosa per abbassarle. Cioè il proponente doveva farsi carico di andare da qualcun altro e dire per favore abbassi un attimo le tue, perché sennò io non posso entrare. Saldo zero. Il saldo zero, quando non può dipendere da te, dovrà dipendere da qualcos'altro. C'era chi si era inventato di donare al comune delle auto elettriche in modo da... No, è vero. Quindi anche questo è un fattore che secondo me, impostato in maniera diversa il percorso, può essere risolto. Ultima cosa, ulteriore elemento di debolezza
del sistema proposto dai colleghi della Lombardia, che probabilmente per quanto riguarda l'organizzazione che si ha in quella regione potrebbe funzionare. L'accentramento verso le direzioni delle attività, diciamo, di sistema dei pareri. Cioè, o questo si fa in direzione e quindi si è abbastanza in grado di escludere fenomeni di corruttibilità periferica, oppure il rischio appunto di una corruttibilità periferica è elevato, non lo si può controllare. Ma questo accentramento di sistema, mentre per la rete laboratori e quindi per i laboratori con le polarizzazioni è facilmente è una parola grossa, bisogna sempre passare dai sindacati e quant'altro, è comunque realizzabile ed è comunque applicabile e funziona, per i pareri complessi, quindi per questo tipo di prestazioni dell'agenzia, confligge con i diritti dei dipartimenti territoriali a gestire una quota legittima del loro rapporto col proprio territorio. Quindi noi per esempio stiamo andando in questa direzione, cioè responsabilizzando di più i dipartimenti con delle indicazioni di linee guida, ovviamente delle verifiche a campione della qualità dei prodotti. Quindi si tratta di organizzare anche in maniera diversa le agenzie. Grazie a Massimo Blonda. Non so se c'era una brevissima replica. Il discorso della terzietà, a cui ovviamente si tiene in maniera assoluta, perché se l'agenzia non è più terza è un problema fondamentale. Ma a me pare che questo pezzo della norma, della legge 11, si sia dato semplicemente risalto di norma a ciò che con molto buon senso abbiamo sempre fatto in via collaborativa con le imprese. Quante volte presso il mio dipartimento, almeno 2 o 3 volte all'anno, delle ditte venivano dicendo: vorremmo insediarci lì, adesso molto meno purtroppo, vorremmo che problemi ci sono? Per esempio, questa è una ditta, cioè quest'area è un'area in bonifica, a che punto sta il procedimento di bonifica? È all'inizio, è alla fine e quindi ci imbarchiamo in una cosa impossibile oppure no? È chiaro che nel momento in cui, ma quante volte è capitato, a me personalmente 2 o 3 volte l'anno, anche per telefono, l'imprenditore dica: sì, ma lei chi è che mi consiglia per l'impianto di depurazione? Risposta semplicissima: avete le vostre associazioni, avete i vostri progettisti. E quello è il limite. Quindi io non la chiamerei consulenza, la chiamerei attività di informazione. Meno impegnativa, è semplicemente è quasi una forma di accesso all'informazione, non dico di accesso agli atti, ma di accesso all'informazione. In questo caso io ritengo, non so, parlo perfettamente, lo scoping della vita, io ritengo che già si fa così e già la stragrande maggioranza delle ARPA lo fa. È chiaro che se una regione, come la regione Lombardia, che immagino rispetto ad altre regioni d'Italia abbia problemi di questa natura, di dimensioni numeriche e volumetriche molto più grosse, per ragioni di dimensioni, di incidenza delle attività produttive, eccetera, ha delle necessità specifiche, allora esistono. Per esempio in Emilia Romagna noi abbiamo un'agenzia che si chiama Agenzia di Valorizzazione Territoriale, l'ERVET, che potrebbero benissimo essere caricate con compiti specifici di consulenza vera e propria in questo caso, quindi con, diciamo, impegni e garanzie e responsabilità professionali di livello più alto per assistere le imprese esistenti e soprattutto quelle che intendono. Però, come dire, teniamo le cose separate. Grazie, ci sono altre domande? Sì, direttore. Scusa Giancarlo, anche per spiegare a chi c'è ancora la pazienza di seguirci sia qui che in streaming, che lo scopo di queste sessioni era anche quello di stimolare un dibattito tra di noi, quindi era fatto apposta, non vorrei che si pensasse se la suonano e se la cantano da soli sostanzialmente. Invece c'era una domanda tra queste a cui non abbiamo dato risposta, che secondo me era interessante, riguardava i LEPTA e il dimensionamento dei LEPTA, forse è stato Attilio, forse è stato un po' avanti, sopra.
eccola qui. La domanda era, i LEPTA sono la risposta al dimensionamento corretto del controllo, credo. Ecco, io su questo una risposta la chiederei, Flash. Personalmente penso che probabilmente non sono la risposta al dimensionamento corretto in termini quantitativi, ma secondo me sono una risposta molto positiva dal punto di vista qualitativo e dell'omogenizzazione dei controlli. Però è la mia idea su questo, forse un paio di flash dai Massimo, per esempio, che su Taranto. Sì, sono perfettamente d'accordo. Sono, diciamo, l'elemento di qualità e quantità omogeneo a livello nazionale che garantisce quel livello di conoscenza e di salvaguardia, di tutela dei cittadini in maniera uniforme in tutto il paese. Il problema è sempre lo stesso, però. O questi LEPTA si traducono in un valore economico, il cui valore minimo è la sommatoria, no? Di ogni valore di ogni LEPTA, che deve essere obbligatoriamente attribuito a tutte le agenzie in rapporto alla popolazione, a altri fattori di correzione, potenziometri li chiamiamo, no? Relativi del territorio, oppure non ha senso. Cioè, se esce una norma che ci vincola ai LEPTA ma non ci dà gli strumenti, è un colossale autogol. E quindi dobbiamo stare molto attenti a questa cosa. Deve essere chiaro che ogni obbligo deve essere associato a una risorsa. Guardate, questa è una cosa importante da sapere. Minori sono le risorse umane prevalentemente delle agenzie, maggiore l'esposizione dell'agenzia ad attacchi sulla discrezionalità di ciò che fa e di ciò che non fa. Dovete comprendere che l'affanno delle agenzie, io posso parlare, sono un'autorità nel campo, perché l'ARPA Puglia è quella sotto, più sotto dotata di tutte le altre agenzie, questo è evidente. Bene, il fatto di non avere sufficienti risorse per fare il minimo è più che una frustrazione rispetto alla propria mission, è un enorme rischio. Possiamo dire che fino ad oggi ci è andata bene, ma immaginate ogni mattina un direttore di servizio territoriale o un povero direttore scientifico ogni mese o ogni anno deve dare le indicazioni di lavoro sapendo che c'è una parte che viene lasciata via. Sì, prego. Sì, ci sono due o tre tweet, vediamo. Con il collega Adriano Libro abbiamo fatto una furiosa, rapidissima. Dunque, noi costiamo circa 9 euro come sistema nazionale, pochi centesimi più di 9 euro a testa all'anno, 9,30 mi sembra. Ecco. Allora, la RAI, cosa possiamo arrivare a 30 euro, 100 euro diviso una famiglia di tre persone, potremmo essere, anche mettiamo anche la metà, 15 euro, è sempre... sempre rilevantemente di più se tutti i finanziamenti se il finanziamento globale che viene erogato al nostro sistema venisse proporzionato, parametrato su quello della RAI, credo che anche se le agenzie del nord rinunciassero al 50% di questo aumento in favore delle agenzie del centro-sud, si otterrebbe un riequilibrio rilevante, diciamo. Quindi se qualcuno propone di finanziarci come la RAI, io accetto, non ho problemi. E comunque aspettiamo i LEPTA per vedere poi anche i costi dei servizi, insomma, per dire. Allora, quella dopo magari possiamo rispondere quando nell'altra sessione reporting, direi. Vediamo se ce ne sono altre. Prima, scusa, c'era una sul danno ambientale. No. ISPRA e Sistema Nazionale valutano economicamente il danno ambientale con quali criteri? Non so se qui qualcuno di ISPRA che vuole rispondere sul danno ambientale. Manca Leonardo Arru, ci avrebbe sicuramente illuminato in merito. No.
Dicevo che in genere il criterio che viene utilizzato è quello della ristorazione dello stato precedente, cioè del costo della bonifica se è un sito inquinato, del costo della rimessa allo stato precedente, che purtroppo è un criterio che funziona per un certo spettro di danno, ma non sempre funziona. Uno rovina una zona umida, faccio per dire, quanto vale una zona umida, quanto ci vuole per ripristinare allo stato, potrebbe non essere possibile ripristinare l'oggetto di danno ambientale allo stato precedente, avendo a disposizione finanze, non dico illimitate, quindi è tutto il problema. Io ieri ho citato il problema della contabilità ambientale, scusa? Sì, c'è anche il criterio della disponibilità a pagare da parte del cittadino, che è ancora più, diciamo, incerta come criterio. In ogni caso, credo che la conclusione che si potrebbe per adesso dare è che sicuramente bisogna affinare la nostra capacità nel campo dell'economia ambientale di fare valutazioni economiche sia delle esternalità, quindi dei costi esterni al sistema, costi o danni esterni al sistema, sia dei nostri costi interni. Io credo che noi dovremmo andare sempre di più verso una contabilità sociale, ambientale ed economica integrate, che ci permettessero di capire quanto valiamo rispetto a quanto costiamo. Poi c'è una new entry, scusate se mi introduco, che è l'identificazione del responsabile della contaminazione. Anzi, meglio espressa dal Ministero, l'identificazione del responsabile del superamento delle CSC. Voi immaginate in una situazione stratificata di 20 anni, come si fa a dire che fino a quel giorno è stato lui arrivato al limite delle CSC e quell'altro invece l'ha fatto superare? Eppure la richiesta viene fatta alle province, ovviamente, responsabili, le quali, ovviamente, non avendo nessun elemento né competenze tecniche, la riversano sulle agenzie. Questa è una novità di una significativa rilevanza, ma anche molto molto pericolosa per le implicazioni che ha, perché nelle aree in cui gli accordi di programma non hanno chiarito questa tipologia di relazione, le opere di bonifica si stanno facendo interamente a costo pubblico, con l'impegno ovviamente all'attribuzione del danno quando e qualora il responsabile del superamento di CSC fosse identificato. Va bene, direi che possiamo chiudere la sessione, in anticipo, per rispondere anche alle richieste del direttore La Porta. La parola. Grazie per questa sessione. Grazie a tutti.